Buonasera, ben trovati con le breaking news del pomeriggio. Nuovo incontro in prefettura questa mattina per gestire l'accoglienza dei profughi. Il vice sindaco di Arezzo e il presidente della Fondazione Arezzo Comunità, Lucia Tanti, lancia un appello per i minori. Stato di agitazione degli infermieri nell'area della Toscana Sud-Est, presidi davanti ai tre ospedali principali. All'iniziativa non ha aderito la CISL, la regione criticata ma tende una mano. Gattina uccisa a fucilate, settantenne individuato dai carabinieri e denunciato. Un altro grave episodio contro gli animali. È tutto per le breaking del pomeriggio, appuntamento alle prossime edizioni.